Comandante Di Stefano. Signore, c'è il Maggiore X con il rapporto sulla missione in Italia. Bene, fatelo pure entrare. Comandante Di Stefano. Comandante, le ricerche in Italia per quanto riguarda l'antica reliquia non hanno portato ancora a nessun risultato. Ma cosa assai più importante è che abbiamo registrato la presenza di un gruppo terzo sul luogo. Probabilmente un nemico che ancora non conosciamo, un maledetto gruppo segreto di qualche altro governo. Beh, perché? In fondo noi cosa siamo, Maggiore? Il nostro governo riconosce una selezione solo quando c'è sporco lavoro da fare. Su questa ragione, Comandante Di Stefano, per quanto riguarda ancora le ricerche, potremmo far intervenire altri nostri esperti? No, Maggiore, per queste cose non servono nostri esperti, ma di un talento innato. Un talento come la signorina Croft. Mi ricordo di lei. Bene, vuole che la raggiungiamo, Comandante? No, Maggiore. Mi scriverà personalmente una lettera. Potete andare. Comandante Di Stefano? Signori! Ehi! Che c'è? Ho trovato un altro sito! Ottimo lavoro, Kira! Prendi nota, ci pensiamo dopo! Va bene! Io sto semplicemente dicendo che tutte le antiche civiltà del mondo sembrano avere un'origine molto più remota. E a supporto di questo ci sono molti dei monumenti nel mondo. Sì, e quali sarebbero? Sentiamo. La Sfinge, ad esempio. La Sfinge? Sì, la Sfinge. La sua struttura presenta delle erosioni dovute all'acqua che risalgono a 12.000 anni fa, non 4.000 o 5.000 anni fa. Ehi, basta giarlare, ragazzi! Non siamo qui per questo. E poi con questi discorsi mi ricordate quello che diceva mio padre, che... Vabbè, dai, lasciamo stare. No, Lara, aspetta. Raccontaci quello che diceva tuo padre. Mio padre parlava dei popoli antichi e dei suoi geni che andavano sfruttati, ma ancora non sono riusciti a capire e a decifrare il suo messaggio. Lara, Lara, vieni a vedere. Guarda qua. È incredibile questo sito. Wow. E guarda anche un po' là. Altri fossili. Cosa diavolo mangiavano qua? Adesso dovranno mandarci fondi con quello che abbiamo scoperto oggi. Eh già, davvero. Non potranno certo trovare scuse. Lara, è arrivata questa lettera alla nostra sezione questa mattina. Sembra di qualche ente molto importante, però è per te. E come mai è già aperta? Cara Lara, innanzitutto mi hanno informato che stai portando avanti la tua passione con i tuoi allievi. E di questo ti faccio i miei migliori auguri. Ho saputo di tuo padre, mi dispiace immensamente. Bei tempi quelli passati insieme, ma è arrivato il momento di rimontare a cavallo. Ci serve il tuo aiuto, Lara. Bisogna ritrovare un antico manufatto e dobbiamo riuscirci presto. Solo un'ultima missione e per una giusta causa. Saluti, Comandante Di Stefano. Thank you.
vedi di muoverti! Arrivo! Ci sembra una dannata giunta! Era ora, sei sempre il solito! Vai, seguitemi! Siamo molto vicini! Ha guardato le mappe, maggiore? No, assolutamente no! Guardate! Dai, forza! Dobbiamo andare! È ora di raggiungere il luogo del santuario! Ramirez, che cosa stai guardando? Lì, un animale. Sta consumando la sua preda. Bene, il posto è questo. Carmine, tu occupati di posizionare il georadar e noi ci occuperemo di posizionare i diffusori. Ehi, ma avete sentito le leggende circa questo luogo? Pare che gli antichi druidi venerassero una sorta di divinità in questo posto e che il santuario sorgesse proprio dove ora è situato il nuovo edificio. Beh, quale sarebbe la novità? Quasi tutti gli edifici religiosi moderni sono eretti su templi antichi pagani. Ramirez, rispondaci pure alle tue lezioni di antropologia e inizia a sorvegliare la zona. Va bene, capo. Diffusore posizionato. Carmine, inizia ad analizzare il sottosuolo. Certamente, procedo subito, maggiore Russell. Ingo, sta venendo fuori qualcosa. Oh, maledetto ragno! Ora che ti mangiasse quel piccolo ragnetto, soldato? Maggiore, quel piccolo ragnetto era fottutamente grosso. Maggiore, maggiore, c'è qualcuno. Sì, qualcuno in questo posto. Secondo me sono state le tue storie dei druidi a suggestionarti. È bene controllare. Ehi tu, monaco, voltati! È armato, dannazione! Mettiamoci al riparo! A quanto pare qualcuno è stato più veloce di me. Thank you.
Devo avere le allucinazioni oggi. È morta, maggiore! Questo è sequestrato. Maggiore, maggiore! Che c'è? Venite a vedere, il corpo di Ramiro è sparito! Ma com'è possibile? Era qui un attimo fa! Ma che diavolo è successo? Il suo cappello! E lì ci sono anche le sue armi! Forza, dobbiamo trovarlo! Seguiamo le tracce! Maggiore, venga a vedere, qui c'è del sangue. Bene, allora siamo vicini.
Proviamo a continuare a cercare. Ma che diavolo! Carmine, spostati, spostati! Oddio! Ma che diavolo può essere stato? Base! Mi risponde qualcuno? Maledizione! Base X, base X. Mi ricevete? Sono Lara Croft. Base X, mi ricevete? Base X. Dannazione.
Ma che diavolo è successo? Questa bussola è impazzita! Dove sono? Ah, cos'è successo? Qui si è al sicuro, giovane donna. Bevi questo. Ti farò sentire meglio. Che cos'è? Tu bevi. Ho curato le tue ferite. Però sembra che non è stato fatto da noi esseri umani. Per caso sono stati gli dèi? Non saprei. Davvero non saprei. Ma chi è lei? Non ha importanza. Sei vestita molto strana. Da dove vieni, giovine donna? Ora non ho tempo per spiegarle. Ho una missione da compiere. No, tu non prendere da nessuna parte. Qua fuori è molto pericoloso. Te l'ho detto, ci sono delle creature troppo pericolose. Ma di che creature sta parlando? Sono creature strane. Hanno delle zampe, delle zanne come le bestie. Alcuni li definiscono uomini e lupo, mentre altri invece li chiamano spiriti. Però la cosa strana è che si fanno vedere soltanto a loro piacimento. Sai, mio marito andava spesso a caccia e alcune volte ha incontrato queste creature. Cos'è successo a suo marito? Perché parla di lui al passato? Ha incontrato queste creature e non è più tornata a casa. Senta, ma cosa sa dirmi sul tempio della dea? Lei è la nostra grande madre. Sai, si dice che era una di loro. Cioè, che faceva parte proprio di queste creature. Si trova lì l'antica reliquia. Forse ho capito a cosa ti riferisci. Hanno costruito la nostra stessa gente, questo tempio. Devo raggiungere il tempio, puoi indicarmi la via. Per quale motivo dovrei darti questa indicazione? Devo trovarlo, così potrò dare giustizia a suo marito e scacciare quelle creature. E nel tempio sicuramente potrei trovare la chiave per poterlo fare. Ragazza mia, tu hai uno spirito guerriero come una dea, però per raggiungere quel tempio devi prima trovare la bocca del grande serpente degli inferi. Quale serpente? Di che serpente sta parlando? Capirai, presto capirai. Però secondo me adesso dovresti solo riposare. Poi domani mattina, alle prime luci dell'alba, puoi proseguire il tuo cammino. Cosa ne pensi? D'accordo.
Ma giovane donna, dove state andando? Devo andare, ho una missione da compiere, se lo ricorda. Sì, ma tu non puoi andare così. Sei senza armi, non hai niente. Aspetta, ti prendo io qualcosa. Potrà esserti molto utile, aspetta. Eccoti. Oh, questo era di mio marito. Quest'arco lo recuperai quando mio marito venne ucciso. Proprio da quelle creature mostruose. A loro non interessano le armi che abbiamo noi gli esseri umani. È un magnifico arco. Anche mio marito te ne avrebbe fatto dono. Però ricordati una cosa molto importante. Lungo il tragitto devi recuperare gli occhi d'oro del serpente. Gli occhi d'oro del serpente. Va bene, me ne ricorderò. Caspita, non l'ho nemmeno ringraziata. Ma che diavolo? Ma com'è potuto succedere? Era qui. Thank you.
E tu che diamine? Dove saranno quegli altri due? Ottimo. Ecco a cosa si riferiva la saggia. Ora ho capito.
Dannazione, quel maledetto mi sta braccando. Devo cambiare tattica. Thank you.
Ma quella è una grotta. La storia è scritta sulle pareti di questi luoghi remoti. In quel tempo, gli antichi cacciatori scesero sulla terra per sfidare l'uomo primitivo. Ma la dea, la grande madre, si ribellò alla sua stessa razza e volle dare pari dignità agli umani. Iniziò così ad insegnare le scienze e a lavorare i materiali, sfidando persino la volontà dei cacciatori supremi. Come ultima volontà, la dea chiese agli esseri umani di custodire il suo corpo in un tempio sotterraneo insieme agli misteriosi manufatti vigenti, parti della sua stessa veste divina. Questi vengono con me. Il santuario della dea, l'antica reliquia finalmente. Paul, metti un po' di musica a quel vecchio stereo. Ok. Qui c'è solo una vecchia compilation rock però, eh. Questa ci hanno concesso. Metti quello che c'è. Ma qui non inizia niente però, non si sente niente. Fidati che inizia, è una vecchia audiocassetta. Ah, va bene. He claimed.
back in the air.